amici, ci troviamo al polivalente di Quaregna, ormai elevato a tempio del gusto dolce nel biellese, con il sindaco Katia Giordani. Eravamo già venuti in occasione del corso professionale di pasticceria della FAPI, ci torniamo per una 2 giorni dedicata al miele. Ma la notizia è che Quaregna, con l'associazione apicoltori biellesi, ha in programma di realizzare una scuola di apicoltura, è corretto sindaco? Certo, è corretto, noi siamo reduci da una conferenza che si è tenuta ieri sera alla presenza del dottor Sala del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Biella, del dottor De Toma che è un microbiologo, presidente dell'Associazione Apicoltori Biellesi, del dottor Bovanrit che ha dato una nota esotica, è un dottore che è di origine cambogiana e sarà presto ospite presso il polifunzionale per una proiezione di un video di un'ora con il suo ritorno in Cambogia. E naturalmente c'è Luciano Balocco che è il deus ex machina del progetto, perché è stato il primo che mi ha contattata per portare avanti un progetto importante che riguarda proprio la scuola di apicoltura. Qui a Quaregna abbiamo il polifunzionale che potrebbe servire per la parte teorica, ma grazie all'interessamento di un imprenditore biellese, Monteleone, che ha un terreno qui a Quaregna abbastanza grande, tale da ospitare, da poter ospitare degli alveari per poter iniziare proprio la parte pratica. E ieri sera abbiamo proprio presentato questo, ci devono essere poi delle convenzioni ovviamente, ma la questione burocratica è un aspetto forse meno, meno complicato, perché penso proprio che tutto il resto sarà come una sorta di strada in discesa, almeno me lo auguro. Quindi si investe a Quaregna sulla formazione, siamo venuti dove abbiamo visto dei ragazzi diventare degli eccellenti pasticceri, speriamo che escano anche degli apicoltori. Beh, si cerca di creare un'alternativa anche lavorativamente parlando in un periodo difficile. Assolutamente, tenuto conto che il miele biellese è un prodotto d'eccellenza per quel poco che viene prodotto, ma il quantitativo è tale da non soddisfare, da non riuscire a soddisfare le esigenze del biellese. È ovvio che se si riuscisse veramente in questo intento potrebbe esserci anche un discorso di, ci auguriamo veramente che lo sia per tutti, anche di esportazione. Lorenzo Gnata, che è l'autore del disegno che è stato scelto come logo dell'Associazione Biellese Apicoltori. Lorenzo studi al Liceo Artistico di Romagnano e vediamo dei disegni di questo liceo artistico. Qual è il nesso tra il miele e l'esposizione dei disegni? Allora, bisogna dire che questo disegno l'ho creato proprio per caso, perché un giorno, parlando con il signor Luciano Balocco, mi ha raccontato che il miele biellese, l'associazione degli apicoltori, non aveva ancora un logo preciso. E allora hanno deciso di darmi questa opportunità, questa grande opportunità, questo piacere, di fare il logo degli apicoltori biellesi. Il logo è piaciuto molto e allora mi hanno fatto rielaborare lo stesso logo per rendere una linearità tra il marchio e il produttore e il cliente anche. A colori, rilavorarlo a colori. E quindi da questo disegno qui è nato un altro disegno che è la stessa ape a colori, che è diventata il marchio degli apicoltori biellesi e del miele biellese nel mondo. Ecco, qua ci sono esposti però anche altri disegni dei tuoi compagni. Sì, come hanno dato la possibilità a me di farmi conoscere, anche hanno dato la possibilità ai miei compagni di scuola, perché siamo un po' in territorio nemico, sia l'artistico anche a Biella, e hanno dato la possibilità di farsi conoscere al nostro liceo, che si trova nel Novarese, anche nel biellese. Amici, e per la manifestazione Il Miele, oro del biellese è tutto, concludiamo con un brindisi, con una birra che all'interno ha il miele di rododendro. Un saluto!